Eccoci con i nostri Rino Tommasi e Patrick von Brugg. Dunque, la partita di domani sera che vede il ritorno di De Rossi per infrancare anche i cuori più esposti alla bufera, dovrebbe garantire una Roma decisamente diversa da quella da Cagliari. Ma Rino, arriva anche un Inter avvelenata, un Inter ferita, un Inter che vede Moratti per la prima volta quasi stigmatizzare Ranieri. Insomma, è partita delicatissima quella di domani alle 15. L'Inter è vittima di una ricaduta, sembrava guarita a un certo punto e poi di colpo invece è tornata quella malata, ecco. Sì, ha perso a Lecce. Per alcuni aspetti queste due squadre hanno un percorso gemello, peraltro. Roma e Inter. Beh, no, la differenza è che la Roma un gioco comunque ce l'ha, e anche nelle partite. No, parlavo solo d'accordo, no, solo nelle partite più nefaste, senso... tipo quella di Cagliari. Roma ha fatto 20 minuti finali in cui ha chiuso il Cagliari nella propria area e ha creato occasioni da gol. No, no, io parlavo solo del fatto che la Roma sembrava aver intrapreso una strada. Hai perfettamente ragione. E si è interrotta. E così l'Inter sembrava guarita. Certamente. E si è interrotta. Sì. L'Inter che si deve considerare soddisfatta di un 4-4, sì, che fa storia, fa spettacolo, fa anche al limite spettacolo, sì. Però non ti può accontentare. Ma certo che no. Vabbè, ma l'Inter, se andiamo a vedere nelle partite che hanno fatto la ricorsa, ha vinto un derby sul liscio di un giocatore del Milan, sì. E ha vinto altre partite in maniera, diciamo, quanto mai. Patrick, tu mi insegni che in un derby un liscio, un autorete hanno dei valori. Sì, no, ma io quello che volevo dire è che secondo me il valore dell'Inter è questo, non è adesso. Poi, come diceva prima Marcello, i rapporti in questo momento interni sono tutt'altro che sereni, perché Ranieri voleva un certo tipo di giocatore dal mercato e non voleva la cessione, per esempio, di Thiago Motta, e la società lo ha letteralmente scavalcato cedendo Thiago Motta, prendendo giocatori adatti a fare un certo tipo di gioco e non quello che fa Ranieri, ossia il 4-4-2. Quindi non credo che Ranieri... Cioè, proprio questo, analizzando il percorso delle due squadre, che è a canone inverso, nel senso che ha ragione Patrick quando ci ricorda che l'inanellare di risultati positivi dell'Inter è stato benedetto da episodi che sono andati tutti a favore. Le disgrazie della Roma sono esattamente caratterizzate dall'opposto. Ecco, Luis Enrique non è fortunato. Ecco, non c'è una cosa che è andata a favore di questo ispanico. E quindi questo fa la differenza fra lo stato d'animo delle due componenti. L'Inter arriva a Roma con un problema Sneijder enorme. Sneijder è una bomba disinnescata all'interno dello spogliatoio nerazzurro. Ranieri viene più o meno destabilizzato da Moratti, altra incauta dichiarazione dello stesso in un momento del genere, perché come i giocatori sentono che il presidente comincia a avere dei dubbi su Ranieri, l'hanno già scaricato. Io rimango del parere che Moratti sia uno dei peggiori presidenti del calcio italiano. Non c'è dubbio. Ti ricorderei però Zamparini sempre. Ma Zamparini è un'altra categoria. Sì. Ecco, maestro, posso leggervi, Patrick, poi del rompipallone di Gnocchi, che oggi è proprio su Zamparini. Mario Monti dice: il posto fisso non esiste più. Zamparini commenta: è pronto per fare il presidente del Palermo. Che non è male. Buono. Zamparini, al contrario di Moratti, però una cosa. Cioè, lui magari poteva fare anche molto meglio, ma Zamparini con il calcio ci guadagna. Moratti ci ha solo perso. E se non ci fosse stato Calciopoli, non avrebbe vinto mai. Mai. Io non lo so se Zamparini con il calcio ci guadagna, ma gli atti giudiziari in corso mi informano che Zamparini sta guadagnando di molto con il suo essere molto vicino alla politica. Per il momento ci guadagna la prima pagina. Ecco, apposta, sì. Pastore ci ha guadagnato, dico, sì, per dire. Sì, d'accordo, però... Ma tre stagioni, sì, ma quello che ha fatto nel Beneventano e che sta venendo fuori per quanto riguarda le sue attività commerciali è un guadagno molto più intenso. Adesso vedremo quali saranno state le modalità, così come quelle in Sicilia, quando lui è sbarcato questo moro di Venezia. Mollando il Venezia al suo destino. Come poi, no, bel soggetto questo. Chi che si fa? Dice la stessa cosa con il Como. No, ma la differenza, sai qual è? È che lui si fa portatore di criteri di moralità e di giustizia. E ragazzi miei, ma ci può essere un limite al buon gusto in questo paese? Non lo so. Ci vuole che non ricordo in quale circostanza recentemente disse
chi fa parte del nostro mondo deve essere di provata moralità. Preziosi che guarda che a cercare bene tra i presidenti del calcio è poca roba lì. È un po' come nella politica, allora, forse il problema è l'Italia. Bravo, sì. Proprio l'Italia. Che è il comune denominatore. È proprio quello. Dunque, ritorniamo a Roma-Inter. Allora, quante possibilità ci sono che la Roma possa riscattarsi, Dino? Anche a fronte di una partita convincente? No, è chiaramente l'Inter è una partita che un risultato positivo vale triplo se lo ottieni, per le conseguenze, perché naturalmente al di là della crisi momentanea dell'Inter è sempre un nome importante. È una partita che sarà caratterizzata, come rileva il romanista oggi, da 9 argentini in campo, quindi è una saga di sudamericani. Ormai hanno invaso il nostro campionato, anche perché nella storia le importazioni dall'Argentina hanno dato migliori risultati, non so, delle importazioni dalla Spagna, tanto per fare un esempio. Sì. Poi l'impiego di De Rossi, parliamo dell'impiego di De Rossi, il quale dovrebbe essere impiegato domani alle 13 per questa specifica partita, per poi tornare a riposare in occasione delle partite con il Catania e con il Siena. È corretto secondo voi l'impiego del giocatore? Secondo me no. Anche secondo me. No, anche secondo me. Soprattutto se nel caso suo si parla di dolori legati forse a un principio di pubalgia, se non già pubalgia avanzata, e comunque di natura muscolare. Non... Patrick, il problema è la pubalgia o il contratto? No, non credo in questo caso. Cioè, non lo so. No, sono due cose distinte. È un altro problema secondo me. Ma comunque... Se è una cosa puramente muscolare, De Rossi deve stare fermo, cioè farlo giocare adesso con poi l'obiettivo di rimetterlo dentro. No, perché do un'altra lettura della vicenda. Se tu fai giocare De Rossi domani perché sei nell'emergenza e gli devi interrompere un periodo di riposo, vuol dire che tu hai già fallito nel tuo progetto di gioco di ciò per cui Concetto è che se De Rossi non è in condizioni di giocare fisicamente, non deve giocare, punto. Intanto lo sarebbe, perché il problema... oppure se invece è in condizione di giocare, allora gioca questa partita, ma gioca anche quella dopo. Non è proprio così facile, perché comunque il problema che, per esempio, a me nei campi di terza categoria mi ha preso quello della pubalgia, che è una cosa fastidiosissima. A noi non interessa questa tua vicenda può personale giocare. Vorremmo parlare di Roma Inter. La miseria, perché puoi giocare, potrebbe giocare anche un paio di partite. Il problema è che poi rischi di mettere a repentaglio proprio quella zona lì, in maniera cronica. No, ma io faccio un altro discorso cronica. E dico questo, fermo restando quello che ha detto Rino, è basilare, perché se un giocatore non sta bene e tu ne devi salvaguardare la salute, quindi non lo impieghi punto. Soprattutto un giocatore di quel livello. Punto. Poi c'è l'altro aspetto, cioè che se tu fai ricorso a lui in un'emergenza, vuol dire che tutto quello che si va raccontando in conferenza stampa, e parlo di Luis Enrique, che il gioco prescinde da coloro i quali lo interpretano, allora vieni meno a questo principio. Questo principio, se uno pensa che può fare che Gago e De Rossi siano la stessa cosa, però anche lui l'ha detto, ci sono calciatori e calciatori. No, ma noi siamo d'accordo che Gago e De Rossi sono diversi a favore di De Rossi, no? Però io parto da siccome Luis Enrique fa dei suoi principi un concetto granitico del suo lavoro, noi lo vediamo ad ogni piesso spinto. Ma come no? Secondo me, la mia personale opinione, è un errore. Perché per esempio lui ancora gli errori che fa, soprattutto nell'ambito della fase difensiva, sono devastanti. Il centrocampo lui non riesce mai sul ruolo di De Rossi non riesce mai a cambiare marcia quando c'è una squadra che ti gioca in superiorità numerica, e quindi in questo caso allora comprendendo questo limite alla fine ci serve No, ma è un limite conclamato. Allora, per capirci, se tu alterni i due centrali di difesa sempre, perché evidentemente fai forte la convinzione che è il concetto di difesa che tu dai ai giocatori prescindendo dall'impiego degli stessi, e quindi fai Kier, Ruan, insomma non ci sono mai due centrali che giocano quattro partite di fila l'una via l'altra.
l'altra, e questo è un grande limite, perché noi sappiamo che gli automatismi, soprattutto in difesa, tu il reparto li acquista soltanto giocando soprattutto insieme. Soprattutto i centrali, certo, due sono uno. Certo. Proprio ieri ho fatto notare che non c'è un solo giocatore della Roma che abbia giocato tutte le partite. È questo, hai capito? Allora, se ciò vale, deve valere anche per il centrocampo e per l'impiego di giocatori che invece, ripetiamo, se sono idonei debbono giocare anche le partite a seguire, se no debbono restare a casa a caldo. Tu su questo sei d'accordo, Marcello? Perché nella fattispecie, tornando a De Rossi, qualora dovesse giocare, vedremo per la prima volta un giocatore impiegato non in condizioni fisiche perfette, mentre Enrique dalle convocazioni ci ha fatto vedere che se un giocatore non è altra al 100%, tesi, bravissimo, qual è, bravissimo. Dov'è altra che... tesi alla quale verrebbe meno, bravo, esatto, anche verrebbe questa, meno a quello, cioè, come no, certo, e certo. Sarebbe un errore questa cosa qui, è un errore, per me è un errore, per me è un errore, è un errore, perché lui dice sempre io faccio giocare chi si allena bene durante la settimana e chi sta bene al 100%, se no non lo convoca neanche, okay, cioè, appunto, no? Deve continuare ad andare dritto, giocare Sisigno però, mi è venuto anche meno a questa sua cosa, perché a Firenze giocò Sisigno. Anche... il problema è che anche se Sisigno sta benissimo ci sono dei problemi, ecco. Sì. Quindi vedete qua, nel nostro analizzare quanto sono poi le cose che all'indirizzo di Luis Enrique debbono essere rivolte, perché questa è la realtà, non è che noi ci inventiamo cose o abbiamo dei dogmi a favore. Questo è un allenatore che comunque oggi ancora si vede rivolta la fiducia dell'ambiente, della tifoseria, come è giusto che sia, poi fra l'altro. Sì, anche se qualche un po' di lo spread è un po' aumentato, ecco, per il differenziale c'è un po' meno pazienza. È normale, dopo quello che hai visto mercoledì sera ci mancava che lo spread diminuisse, voglio dire, no? Nel senso, 4 febbraio, oggi che è 3 febbraio, non abbiamo praticamente più obiettivi, forse un terzo posto che al momento è miraggio. Ma gli obiettivi la società non li ha mai avuti, infatti, non li ha mai dichiarati. È un altro errore. No, perché è un errore? No, sarà un errore invece prendere in giro i tifosi dicendo siamo da campionato o siamo da terzo posto. Che non è mai stato fatto. Però, quello è un errore, secondo me. Però si gioca per partecipare per obiettivi. Sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Sì, ma noi dovremmo sempre partire dal presupposto che un giocatore che va in campo per perdere è nell'ambito del calcio scommesse. Quello non c'è dubbio. Però c'è il fatto, tu magari puoi dire noi siamo da scudetto, non dico quello, piuttosto noi siamo dell'Europa League, il nostro obiettivo è entrare in Europa. Sì, ma se Luis Enrique a domanda ti risponde il mio obiettivo è quello di vincere tutte le partite che andiamo giocando, obiettivo te l'ha già dato, alla fine del campionato tiri due righe di conto e vedi qual è stato il frutto del tuo lavoro. La frase di Baldini di quando è stato la Roma che ha giocato mercoledì sera, ma che ti deve dire, ma scusami Patrick, che Baldini dopo una partita del genere cosa vuoi che ti racconti? Abbiamo fallito la stagione perché miravamo al terzo posto che probabilmente non raggiungeremo, che ti comunque il concetto di provare a vincere tutte le partite che si giocano dovrebbe essere alla base di qualsiasi sport, bravo, certo. Di qualsiasi competizione, no? Che dopodiché porsi dei traguardi limitati è comunque un errore. Appunto, vabbè, comunque insomma poi alle 11:30 sentiremo Luis Enrique in conferenza stampa in diretta sui 99.8 di Radio Yes, ci saranno i commenti a partire dalle 16:30 con Tutto Campo fino alle 19:30 con l'intervento di tutti quelli che sono il parterre de roi di Radio Yes relativamente al calcio. Rino, un abbraccio forte. Ciao, grazie Rino Tommasi, grazie a Patrick von Brucca, più tardi. Ciao Marcello, ciao Patrick, ciao a tutti.